Buongiorno e bentornati a Il Mattino All'Ora in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Vargion ed è il primo venerdì della nuova stagione del Mattino All'Ora in Podcast. E nel frattempo io sono un idiota perché devo anche, ovviamente, registrare questa puntata. E già mi sono dimenticato. Perfetto, signori, benvenuti, benvenuti. Gesù, vabbè. Comunque, signori, siamo in doppia diretta e doppia registrazione qui su Twitch e su www.runtimeradio.it, quindi se volete vedere il mio brutto faccione sapete dove andare. E che dire, signori, io vi do il mio buongiorno. Benvenuto Walter, benvenuto Vincent, benvenuta Melanie, se ci stai ancora ascoltando, e benvenuti a tutti quelli che appunto sono qui e arriveranno dopo, e ovviamente benvenuti e buongiorno a tutti voi invece che state ascoltando questa puntata in diretta, anzi in differita, scusate, su YouTube oppure sul nostro oppure sul mio sul feed di Runtime Radio, sul feed di Spreaker del Mattino All'Ora in Podcast. Scusate, stamattina proprio è durissima ricominciare. Ora, signori, come avevo annunciato, questa nuova ondata di puntate, questa nuova stagione del Mattino All'Ora in Podcast cercherà di essere più corta, se non per la puntata del mercoledì in cui appunto facciamo il libro game e ci prendiamo circa un'ora completa per giocare insieme e per godercela. Le puntate del lunedì e le puntate del venerdì saranno naturalmente più corte, ci sarà più prediretta e meno ciccia, anche per venire magari incontro ad una fruizione un po' più rapida, e anche per insegnarmi ad essere meno logorroico e andare dritto al punto. Quindi, signori, direi che bando alle ciance, questo è il venerdì, quindi il nostro momento cinema, e di conseguenza sigla del venerdì. Come già detto, insomma, nella prediretta, questa puntata arriva in concomitanza con una notizia piuttosto brutta, perché no? La regina Elisabetta, purtroppo, la regina Elisabetta II ci ha lasciati, purtroppo, nella giornata di ieri. E il buon Walter ci tiene a dirci, aribondi, comunque l'idea che ora l'inno British diventi God Save the King fa tanto strano. Decisamente, e chissà. Cosa succederà adesso al governo britannico e all'Inghilterra in generale, perché comunque una figura così carismatica sicuramente che ci lascia, o che lascia un paese così, soprattutto dopo aver fatto la più grande transizione della storia dal dopoguerra in poi, perché stiamo parlando ovviamente della Brexit, insomma. Non è facile, sicuramente non è facile, ma non siamo qui a fare un'analisi geopolitica. Adesso stiamo parlando di cinema, di film, e quindi lasceremo le discussioni sull'Inghilterra magari ad altre trasmissioni di Runtime Radio, in cui magari ci si potrà appunto scambiare più opinioni possibili. E quindi, signori, di che cosa parliamo oggi? Di che cosa, di quale film, di quale cose andiamo a parlare? Beh, il film di cui vi voglio parlare oggi è un film che ho visto proprio recentemente, e si tratta di Jarhead. Allora, all'inizio questo film pensavo fosse una parola, cioè non avevo ricollegato che fosse una parola inglese, pensavo fosse una cosa tipo Jihad, capito? Allora Jarhead mi veniva da dire, invece poi ho scoperto l'arcano. Jarhead, letteralmente testa a barattolo. Nel frattempo arriva anche DJ Joker in chat, buongiorno caro, benvenuto al Mattino All'Ora in Podcast. E dunque, Jarhead è un film, insomma,
del 2005, diretto da Sam Mendes, e tratto da un libro autobiografico del soldato Anthony Swanson. Insomma, questo soldato che ha scritto la sua autobiografia in seguito ai fatti della prima guerra del Golfo nel 1988. Lui, giovanissimo, ventenne, parte con il suo gruppo di commilitoni proprio alla volta del Kuwait. Ma io ho trovato molto interessante questo film di guerra perché, a differenza di altri film di guerra, e secondo me è voluta questa cosa, ovviamente è voluta, però secondo me è volutamente rimarcata anche nel film stesso, questo qui non è tanto un film di azione. Va bene che appunto la sua base di partenza è un libro autobiografico, ovviamente, quindi c'è un materiale realistico, però il film stesso mi ha molto sorpreso perché sì, più che essere un film di guerra è un film di attese, è un film che parla di guerra sicuramente, ma lo fa in una maniera molto molto trasversale, mettiamola così, e vorrei un attimo spiegarmi. Praticamente la storia di Jared tratta naturalmente le vicende di questo ragazzo, di questo Anthony, che si ritrova appunto a dover partire per la guerra del Golfo. E c'è ovviamente la prima parte, stile Full Metal Jacket, con il campo di addestramento reclute, in cui si vede questo ragazzo che, insomma, che già comincia a pentirsi un po' della sua scelta, ovvero quello di appunto di arruolarsi, dato che insomma i sergenti istruttori, la vita del campo, insomma, si mostra già in generale molto molto complicata, complessa e difficile da gestire. Ma poi quando effettivamente scoppia la guerra del Kuwait, le cose possono solo che peggiorare. Lui, assieme, ripeto, a tutti i commilitoni, parte e si ritrova in questo deserto. Tutti sono molto galvanizzati, sono tutti molto accesi, sono effettivamente tutti molto motivati nel portare avanti, insomma, questa guerra. Insomma, tutti i soldati vogliono combattere, vogliono fare la loro parte all'interno di questo conflitto e risolvere il prima possibile questa magagna. Ma già si capisce, insomma, il sottotesto che c'è, che non è solamente un sottotesto politico di libertà e tutto quanto, ma è anche ovviamente una cosa di mero profitto del governo americano. E vabbè, e il film, insomma, non si nasconde dietro un dito, perché insomma i pozzi di petrolio lo sappiamo dove sono, quindi diciamo che non è esattamente un mistero il motivo dietro a tanta voglia di esportare la libertà, tant'è che poi è diventato il meme classico quando si parla di America, ecco. Comunque, a parte questo, mi è piaciuto molto l'inizio, quando appunto quando i soldati arrivano proprio al loro campo base, e tutti si siedono per terra e c'è quella che io ho percepito proprio come una sorta di messa, come una sorta di spettacolo, ecco, da parte dei superiori di questi ragazzi, che si ritrovano tutti ad ascoltare questo sergente, questo loro superiore che li carica, gli dice: "Ah, il maledetto Saddam Hussein, gli faremo il culo a questi iracheni, dovete essere tutti pronti, mi raccomando", e quindi li gasa, li carica, proprio veramente sembrava di assistere quasi ad una messa, ad un prete che cercava di infondere coraggio e spirito e fede soprattutto nei fedeli, per l'appunto. Dava molto questa sensazione e si vedono questi soldati, insomma, che appunto prendono a piene mani questa energia e la fanno loro. Poi però il resto del film ci parla di tutt'altro, perché noi siamo portati a pensare che in realtà ci sarà fuoco, sangue, budella, combattimenti a profusione, e invece Jared ci parla proprio del contrario, ci parla proprio dell'assenza di cose da fare, ci parla proprio del tempo dilatato e del fatto che i soldati sono lì più per cercare di mettere insieme qualcosa da fare durante il giorno per non impazzire, perché ovviamente il tempo lì si è completamente fermato.
per loro non esiste praticamente più niente, se non quell'immenso deserto attorno a loro e la routine, quella routine gigantesca che per loro è diventata l'unica fonte di svago, insomma. Pulire il fucile, insomma, farsi gli scherzi a vicenda fra di loro, cercare naturalmente di, che ne so, di acquistare beni di consumo proibiti da parte di chi riesce a fornirteli, e cercare di non farsi beccare, appunto, oppure a subire le punizioni assieme a tutti i tuoi compagni se fai qualche bravata, insomma, prendere per il culo i giornalisti, insomma. È un film che in realtà non ci vuole raccontare davvero una storia particolare, insomma, una serie di operazioni militari fatte e finite. In realtà è tutto molto, diciamo così, silenzioso, ecco. Quello che si percepisce è una noia costante che ci viene veramente restituita perfettamente. I soldati veramente trovano ogni scusa, ogni scappatoia per, anche nei modi più crudeli, se vogliamo, proprio per non pensare al fatto che sono lì letteralmente a perdere tempo. Alcuni di loro, infatti, proprio come il protagonista, che non sparerà neanche un colpo durante la guerra, e c'è proprio questa cosa qui, loro campano, vanno in guerra soprattutto perché vogliono fare questa cosa, vogliono fare questo mestiere, vogliono uccidere qualcuno letteralmente, ed è una cosa aberrante per noi che appunto in guerra probabilmente non ci andremo mai. Di conseguenza, pensare al fatto che loro non vedono l'ora di andare ad ammazzare qualcuno, insomma, è abbastanza delirante. Però bisogna anche capire questo, che per loro stare lì è solamente lavoro, è solamente una questione di mi sono arruolato perché volevo fare questo, punto. È solamente una missione, è per l'appunto solamente un mestiere. Infatti non viene chiamata vocazione, non viene chiamata che ti posso dire scelta di vita, viene solo chiamato mestiere da parte soprattutto del sergente maggiore interpretato da Jamie Foxx. Un ottimo interpretazione anche di Jake Gyllenhaal, o come si stracacchio pronuncia il suo nome. Comunque, attori ottimi, bravissimi, e effettivamente ci viene restituito tutto quanto, secondo me, questa sensazione di noia costante che per l'appunto i soldati provano, e soprattutto cercano di eludere in ogni modo possibile, veramente. C'è una scena delirante in cui per l'appunto un marine... gli viene recapitata questa videocassetta che dovrebbe essere il film Il Cacciatore, e invece appena inizia il film Il Cacciatore, per l'appunto, a un certo punto c'è uno stacco e parte questa sorta di porno amatoriale che tutti i soldati all'inizio sono tutti gasati: oh, ma come, ma ti hanno dato un porno, è fighissimo e tutto quanto, quando il marine che effettivamente ha messo la cassetta si rende conto che la protagonista femminile di questo filmino non è nient'altro che sua moglie. E lui all'inizio un attimo rimane scioccato, non capisce cosa sta succedendo, poi appena se ne accorge comincia effettivamente a sbarellare, comincia ad essere preoccupato, comincia effettivamente a non reggere più tutto questo, ma non è solamente la sensazione appunto di venir tradito, ma è proprio in quel momento c'è proprio una sorta di strappo del velo di maglia, c'è proprio un vedere effettivamente oltre tutto quello che sta succedendo, perché quando tu guardi questo film, vedi tutti quelli, insomma, che stanno sempre a farsi battute, scherzi, stanno lì, ripeto, quasi a godersela, come se fosse una classe in gita, ecco. E pensi, ma vai, allora, cioè, sti marine dicono tanto, ho fatto la guerra, ma stanno lì a fare i coglioni alla fine, cioè, non mi sembra che stiano proprio crepando di paura a stare lì in mezzo. Effettivamente lì invece ti viene tolto proprio questo velo, questa sorta di benda, e ti viene un attimo restituito un altro punto di vista, cioè il fatto che loro effettivamente sono lì, sì, per carità, per loro scelta, loro hanno deciso di arruolarsi, nessuno li ha costretti, nessuno li ha spinti a fare questa cosa, per carità, solamente, ovviamente, per carità, potremmo dare la colpa alla propaganda, al senso di patriottismo tipico americano, insomma, che magari può essere effettivamente la spinta vera per iniziare una vita appunto da militari, perché altrimenti non troverei una motivazione più valida di questa, insomma, perché per farlo, naturalmente. Ripeto, viene tutto strappato via, e
e ti viene restituito effettivamente il problema vero, cioè il fatto che questi soldati stiano lì, che la vita oltre loro è andata avanti, mentre loro rimarranno sempre dei Jared, persone ovviamente che devono sempre avere lo stesso taglio di capelli, che devono pensare, ripeto, a come passare il tempo al di fuori del lavoro, perché magari si ritrovano ad essere, che ne so, nelle retrovie, ovvero in... a dover giustamente solamente dare supporto nei momenti in cui c'è un assalto da fare davanti, insomma, quindi magari la vita che conducono loro è quella più noiosa di tutte, è quella in cui non sai che cosa sta succedendo, quando tornerai a casa, insomma, non sai nemmeno quando riuscirai a fare il tuo stramaledettissimo lavoro per cui hai deciso di arruolarti, per cui hai deciso di sopportare settimane e settimane di addestramento per poi un viaggio all'estero di mesi e mesi. Insomma, è un film che ti parla di tante cose, ti parla della noia, di questo senso del dovere che alle volte non ha una vera e propria motivazione. Nel frattempo arrivate anche voi, Simone e Michela, ma buongiorno, ma io lo so che state facendo un percorso importante, quindi non... non dovete neanche giustificare il vostro ritardo, anche perché, voglio dire, cioè qui... fate come se fosse a casa vostra, anche perché lo è, quindi assolutamente non vi preoccupate, anzi spero che la mattinata per voi sia andata benissimo e che il vostro percorso stia procedendo come deve procedere, insomma. Comunque sì, Jared ci racconta tutto questo, ci racconta appunto di una realtà aliena e soprattutto una realtà alle volte che fai finta di non vedere, insomma, che cerchi di nascondere dietro strati e strati di cameratismo, di rituali quasi senza importanza, perché che però l'importanza vera gliela dai tu che li stai vivendo, come, che ne so, anche una cosa che fanno i soldati, insomma, che ci viene raccontata, è questa sorta del marchio del Marine, insomma. A un certo punto i Marine della tua camerata praticamente ti prendono, ti bloccano, scaldano un ferro rovente con il simbolo appunto dei Marine e te lo praticamente incidono sulla gamba, così per ricordarti che sarai sempre un Marine, per l'appunto che te lo sei guadagnato. All'inizio del film sembrava che stessero per farlo proprio al protagonista Jake Gyllenhaal, Anthony Swaffle, come cavolo si chiama, ma alla fine non glielo fanno, cioè lui viene dalla paura, ma non gli fanno questo marchio e gli spiegano che in realtà, cioè, non è che lo fanno veramente a tutti quanti, lo fanno a quelli che, insomma, se lo meritano, si meritano di essere definiti effettivamente dei Marine in questo senso. Quindi anche queste cicatrici in realtà vengono viste come un premio, come il fatto di aver partecipato a questa cosa. E ripeto, per certi versi questo senso di cameratismo lo si può provare in tanti momenti della vita, quando parti per un viaggio con qualcuno, insomma, quando partecipi ad un evento, quando effettivamente condividi una cosa come il letto, come la stanza in cui vai a dormire dopo un lavoro, che non so se voi avete fatto gli scout o se avete fatto campi scuola o se rievocazioni storiche, perché posso parlare in prima persona in questo senso, parte proprio quasi per istinto il fatto di chiamare le persone con cui condividi certe esperienze fratelli o comunque gente... o di definirli comunque persone molto vicine a te, proprio perché si condividono certi tipi di esperienze. E tanti momenti come questi, insomma, possono essere accomunati da questo senso di fratellanza, che però in realtà non viene da un vero e proprio evento scatenante, ma solamente dal condividere un momento, una situazione, uno stato d'animo, ecco. Soprattutto perché lì tutti i soldati ogni tanto, quando parlano fra loro, quando cercano anche di esprimere le loro emozioni, certo mascherandole con le battute, con tutto quanto, però si capisce il loro disagio, il fatto che loro abbiano capito che sì, erano partiti tutti gasati, tutto bello, tutto bellissimo, però effettivamente a un certo punto tutto questo senso di appartenenza, di aggregazione che c'è all'interno del corpo dei Marine o comunque in qualsiasi altro momento, ecco, è solamente un meccanismo di difesa, ecco. Banalmente potremmo dire sentirsi parte di un gruppo, però sì e no, perché comunque anche quelli che alla fine ti stanno un po' sul cazzo, alla fine
Sì, sono parte del gruppo, ma non li senti veramente fratelli. Quello che vai effettivamente a, secondo me, a condividere con le persone non è tanto l'appartenenza ad un gruppo, una cicatrice, un marchio, una medaglietta, un qualcosa. Quello lo puoi fare dopo, quando torni a casa, dici: ah, sei stato tu anche tu un Marine. Però quando sei lì, in quel momento, in quella situazione in cui ovviamente sono tutti appartenenti a quel gruppo, insomma, quello che vai a condividere in realtà è un sentimento. E quindi è quando, che ne so, vedi qualcuno con un atteggiamento, con un umore diverso dal tuo, che non ti senti proprio in vera comunione con questa persona, e puoi avere effettivamente degli scazzi. Perché quando senti qualcuno che cerca di abbassare il morale del gruppo perché è triste, perché gli manca casa, perché non vuole stare lì, o perché semplicemente non è d'accordo con gli ordini o con la situazione, che a tutti gli altri invece sta bene, ecco, in quel caso il senso di fratellanza viene molto meno. L'essere appartenenti tutti alla stessa tra virgolette famiglia viene molto meno, e di conseguenza c'è molta meno voglia di condividere qualcosa con quella persona. Quindi sì, come in tutte le grandi famiglie si litiga, si cerca, insomma, di portare avanti la giornata, un discorso, però questo, insomma, non so se sono riuscito a restituire molto la sensazione che ho ricevuto da questo film, da Jared. Però devo dire che è un film molto interessante, è un film che consiglio, che insomma, che potrebbe essere effettivamente una buona visione, ecco. È un film che scorre molto bene, anche se è fatto anche da ritmi lenti, ci mancherebbe, però secondo me parla di cose molto molto interessanti, cose che tutti noi potremmo aver provato almeno una volta nella vita, soprattutto quando si condivide magari un posto di lavoro con qualcuno, e con questa persona si deve magari ci si deve affrontare dal punto di vista emotivo, ecco, quando appunto ti rendi conto di non essere più l'unico, ecco, ma che magari altre persone sono come te in quel momento. Ed è ironico, soprattutto perché effettivamente il corpo dei Marine tende ad unificarti, a renderti appunto solamente un numero. Quando entri in un esercito ti tagliano i capelli, insomma è anche difficile distinguerti dagli altri, proprio perché tu devi sentirti parte di un gruppo, non ti devi sentire speciale, devi renderti conto che sei l'ingranaggio di una macchina che se si muove tutta insieme in maniera coordinata, allora sì, si torna a casa, si sopravvive e si può raccontare un'esperienza. Ma se si fa troppo l'individualista, se insomma non si coopera con gli altri, c'è il rischio appunto che qualcuno possa farsi male. È opinabile questa cosa? Decisamente, perché uno potrebbe dire: sì, ma io non so lavorare in gruppo, e nei gruppi molto spesso ci sono solo persone idiote, e i capi magari sono persone che non capiscono niente comunque. Vabbè, ma non siamo qui a fare una disquisizione sull'esercito in generale, su quello magari ci sarà, se ne potrebbe parlare magari le prossime volte, ma direi che questo esperimento di puntata corta termina qui. Ovviamente io vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio, quindi www.runtimeradio.it per ascoltarci in diretta e in differita. Siamo su Twitch, siamo su YouTube, naturalmente siamo su tutti i social, a parte TikTok, perché non so, magari a Simone gli piglia lo schiripizzo di sentirsi giovanissimo e aprire il canale TikTok di Runtime, perché a quanto pare adesso i big money si fanno tramite TikTok. Quindi non lo so, se avete in mente di fare gli shorts del priore per capitalizzare un pochino su questa cosa, direi per carità, dice Simone, perfetto, niente big money da parte di TikTok e basta, signori. Domani non so cosa potrebbe andare in onda, non so se tornano Michela e Simone con la puntata di sabato del loro crossover tra Buongiorno un cazzo e Disordinati informati, non ne ho idea, ma ovviamente voi potreste averne un'idea. Vi basterà solamente tornare su Telegram e sul nostro canale ufficiale Runtime, la radio geek. E detto questo, direi che possiamo concludere qui la nostra prima puntata del venerdì. Allora, ultimo annuncio, anzi stoppo un attimo la musica perché così ve lo dico. Come avevo annunciato, non ci sarò questo lunedì e ve lo dico, purtroppo mancherò anche altri giorni di questo settembre, che purtroppo è diventato particolarmente ostico.
probabilmente dovrò saltare almeno un episodio, lo dovrò purtroppo saltare, perché sì, perché ci sono cose nella vita che vanno fatte. E mi dispiace, è per questo che io dico che questa probabilmente sarà l'ultima stagione, perché devo un attimo anche rivalutare tutti i miei impegni, tutta la vita in generale, che molto spesso non ci regala proprio assolutamente niente. Detto questo, direi che possiamo far partire la nostra sigla finale e niente. Vi voglio bene ragazzi, passate una buona giornata, un buon weekend e detto questo io vi saluto e vi auguro di nuovo una buona giornata.